Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Scusate se vedrete un po' muoversi, avere un po' di mal di mare, ma non ho il ciuffetto per tenere sul cellulare, quindi sto usando la mano. Come state? Spero bene, spero che abbiate passato buone feste, buone vacanze, eccetera, eccetera. E vi auguro un buonissimo anno. Speriamo bene quest'anno. Deve essere veramente super, visto che almeno per me il 2016 è stato terribile, direi terribile. A parte il fatto che sono andata a convivere con il mio moroso, ma per il resto, ciao proprio. Allora, iniziamo l'anno nuovo. Era un bel po' che non facevo video e faccio un rifacimento un po' del canale, nel senso che quando posso cercherò sempre di fare cose creative, ma visto che adesso ho grosse difficoltà lavorative, quindi anche con i soldi, non posso per dire andare a comprare la resina che mi manca tantissimo, veramente, comprare nuovi stampi, fare creazioni, quindi quando posso cercherò di fare qualcosa. Adesso dovrei fare qualcosa con il feltro, una cosa che vi volevo far vedere, ma poi per una serie di motivi che magari vi spiegherò in un altro video, non sono riuscita a farvi vedere. Quindi, bene o male, qualcosa di creativo ci sarà sempre. Voglio introdurre anche un'altra cosa che amo fare nella vita, cioè cucinare. Quindi, se mi capita di fare qualche ricetta particolare così, rientra sempre comunque nell'ambito della creatività, quindi vedrò di metterla all'interno del canale. E comunque vorrei inserire delle cose che riguardano la cura della casa, magari quando ci sono qualche piccole problematiche. Voglio fare dei video per farvi vedere un po' io come cerco di raggirare il problema. E infatti di una cosa ne parliamo proprio oggi, che è un problema che accomuna moltissime persone purtroppo, ed è il problema della muffa e dell'umidità, umidità in particolar modo nel bagno e in particolar modo all'interno del box doccia, che è una cosa terribile. E allora, vi faccio vedere due prodotti che mi sono piaciuti molto. Allora, questi prodotti non ti risolvono il problema dalla radice perché la muffa, l'umidità dipende da come è stata costruita la casa, se sono stati fatti dei muri, dei rivestimenti appositi per non far attirare l'umidità, quindi il formarsi della muffa. Quindi il problema principale non lo vai a risolvere, a meno che non butti giù il muro e lo ricostruisci in modo tale che non faccio entrare insomma la muffa e l'umidità. Addirittura io me la ritrovo in casa, no, fortunatamente, ma nel box doccia è una cosa impressionante. E tra l'altro la vasca, quella sotto del box doccia, da me non ci avevano messo i proprietari, perché io sono in affitto, il silicone. Quindi tu facevi la doccia in tutti questi anni, tutta l'acqua entrava sotto, si infiltrava e quindi si è creata questa simpatica muffa che io non sopporto veramente. Di prodotti ne ho provati tanti perché ce ne sono tanti in commercio, ho fatto anche cose fai da te, ma non ho trovato nulla che mi soddisfasse, che meglio mi aiutasse, diciamo, più a lungo termine. Allora, io ho provato ad usare l'alcol perché avevo visto il video di uno che ha detto: spruzza dappertutto l'alcol, lascialo giro per un'ora e non avrai più la muffa. No, dopo dipende anche da casa a casa e non voglio dire che non funzioni, però boh, dipenderà da tantissime cose. Ho provato a usare la candeggina, al di là della puzza, comunque nel giro di pochi giorni si riforma tutto. Ho provato a fare una lozione io stessa con, mi sembra, avevo messo il limone, il tea tree oil, il bicarbonato, l'aceto, che sono tutti dei prodotti sgrassanti che in teoria aiutano a togliere la muffa. Avevo provato ad usarla nel muro, ma mi ha sgrassato proprio il muro, mi cascavano i pezzi di muro e non mi ha soddisfatto neanche quello. Allora, ho trovato questo prodotto che l'ho preso a Lobby e
e l'ho pagato 5,90 euro ed è della Saratoga. Eccolo qua. Z10 antimuffa, elimina rapidamente muffe, alghe, muschi, licheni, detergenti a fondo alle superfici. Va bene sia per interni che per esterni, quindi bagni, docce, cucine, box, cantine, locali caldaie, lavanderia, vasi in cotto. Comunque, mi piace molto. Allora, la cosa negativa è sicuramente l'odore, perché io presumo sia candeggina pura. Quindi non è molto buono, quindi quando se per caso lo utilizzate, questo assolutamente finestre aperte, spalancate, ho utilizzato anche la mascherina. Praticamente si presenta come un semplice spray. Adesso ve lo faccio vedere. Poi anche 5,90 euro è anche molto economico, perché c'erano comunque anche altri prodotti di marca, sinceramente, che non ho mai sentito nominare e costano di più, costano oltre i 9 euro, così ho detto boh. La Saratoga comunque la conoscevo, quindi ho detto vabbè, mi fido. Eccolo qua. Ha il suo spruzzino, molto semplice. Allora, eccomi qui nel mio box doccia, questo qui. Praticamente si erano formate tutte le macchie di muffa qui dei sportelli, c'erano proprio nelle macchie, adesso invece è bello lindo e pulito tutto, ma soprattutto, scusate, non fateci caso che non si chiude, ma qui, soprattutto qui nel muro, nelle mattonelle c'erano delle macchie e qui sotto, soprattutto qui sotto. Allora, come vedete, ci sono rimasti dei residui, perché come vi avevo detto prima, qui non c'era il silicone, quindi cosa veramente allucinante, per cui l'ho dovuto mettere io. Però lì sotto al silicone c'era già la muffa, io non l'ho tolta, ci ho buttato solo il silicone, questo prima che trovassi questo prodotto, quindi lì sotto è rimasto così. In teoria dovrei togliere il silicone, ripulire bene anche lì, però sempre in teoria dovrebbe venire il tipo, il padrone di casa a sistemare questo problema. Però intanto, come vedete, comunque mi si è pulito bene anche qua davanti. Qui c'erano proprio de delle macchie. E secondo me funziona molto bene. Adesso sono passate ormai, se, non so, forse 3 settimane e ancora non è uscito fuori niente. Quindi sono veramente molto molto contenta di questo prodotto. Un altro problema che c'è in questo bagno, che porta comunque anche l'umidità, come vi dicevo, è il problema che porta, scusate, la muffa, è il problema dell'umidità. Questo bagno, come vedete, è molto piccoletto, non so quanti metri quadri possa essere, boh, 5 metri quadri, forse anche dirla troppa, non ne ho la minima idea. Comunque, anche se loro mi dicono sempre tieni aperta la finestra, comunque l'umidità c'è. Qui comunque abbiamo anche il termosifone, però qui dentro è umido. Non so se riuscite a vedere, vedete il lucido lì delle piastrelle? Cioè qui è totalmente umido. Il pavimento, non vi dico la tragedia che è, nel senso che questo rimane sempre umido, anche se lo asciughi, e dopo quando ci passi con le scarpe oppure con le ciabatte, e lo sporco che c'è sotto ti rimane per terra, e quindi sto più tempo a pulirlo che a fare altro. So che il deumidificatore non è che costa troppo, ma consuma troppo, almeno così mi hanno detto che dovrebbe consumare su per giù come un condizionatore. Io ho optato per questo marchingegno qui, è della marca Ariasana. L'ho trovato lì sempre a Lobby e l'ho pagato 9,90 euro, ma la cosa interessante di questo prodotto è che c'era questa promozione, che presumo ci sia ancora, che praticamente ti rimborsano il prezzo di questo ciaffetto. Quindi io subito ho rimandato lo scontrino, dopo ci sono tutti i dati che ti spiegano come fare, e
hanno rimborsato nelle modalità che poi scegli te nel momento della registrazione, eccetera. Quindi anche questa è una buona cosa. Praticamente come funziona qui dentro? Adesso non lo posso aprire perché è in funzione, non si può toccare. C'è una capsula, tipo le capsule della lavatrice, diciamo, ma obiettivamente molto grossa, che tu la metti dentro ed è formata, diciamo, da un insieme di sali, e ce n'è una in dotazione con il prodotto. E praticamente, come risaputo, il sale assorbe l'umidità e praticamente la fa fuoriuscire da qui sotto. Esce azzurra perché il ciaffino che c'è dentro è azzurro. Ce ne sono anche in altre variazioni. Questa è in odore, poi mi pare che c'è al profumo di pino e a violetta. Ha qualche fiore, adesso non mi ricordo. Le capsule durano, dicono, 3 mesi. Adesso, come vi ho detto, saranno 3 settimane che ce l'ho. E già si era riempito e qui l'ho svuotato, quindi pensate a quanta umidità c'era. E appunto durano circa 3 mesi. Questo magari ve lo saprò dire più avanti. Comunque le capsule si ricomprano sempre tranquillamente, anche all'Obi c'erano, ma penso ci siano anche al Brico Center, Brico, per tutti quei negozi lì. Non so se ci siano anche nei supermercati tipo i Perrossini, Ipercoop, questo sinceramente non ve lo so dire, ma presumo le trovate anche su internet e hanno un prezzo circa sui 3-4 euro. Poi c'è anche la confezione, tra virgolette, famiglia con 10 pezzi dentro, però adesso non mi ricordo il prezzo sinceramente. E comunque ha questa funzione qui, te basta che lo lasci buono lì e lui praticamente assorbe questa umidità e sinceramente qualche beneficio ci ho trovato. Ovviamente col deumidificatore vi farà un effetto molto più ampio, però mi ci trovo bene. Poi, come vi ho detto, questo qui c'era scritto che andava bene anche per stanze di 20 metri quadri. Sinceramente a me mi sembra una cosa un po' esagerata. Come vi ho detto, il mio bagno sarà circa 5 metri quadri, non vi saprei dire, però comunque piccolino ve l'ho fatto vedere. E funziona bene, sinceramente, mi garba come prodotto. Quindi non so se avete comunque una stanza che ha questi problemi di umidità e che è piccolina, io vi direi un massimo di 10 metri quadri, forse, più che arrivare a 20 come dice lì, però questo è assolutamente da provare. E vi dico la verità, funziona, ha un costo praticamente zero, visto che c'è questa promozione che ti rimborsano il prodotto, quindi diciamo che ne vale la pena. Poi per il costo delle capsule 4 euro non sono granché, se dura veramente 3 mesi, 3, 6, 9, 12 sono 4, 8, 12, 16 euro l'anno massimo, quindi secondo me vale la pena provare. Io l'ho preso appunto per come prova se poteva aiutarmi e ne sto ottenendo comunque dei benefici. Questo qui è appunto, come vi ho detto, di Area Sane, si chiama Here. E niente ragazze e ragazzi, questo è tutto, spero che questa, diciamo, recensione vi possa essere utile. Se qualcuno ha usato questi prodotti, che magari li ha usati anche da più tempo, mi faccia sapere perché comunque sono curiosa se hanno trovato comunque i miei stessi benefici o meno, perché, ripeto, può variare da tantissime cose il discorso della muffa e dell'umidità a casa. Le problematiche di fondo possono essere tantissime. E comunque spero vi ha fatto piacere e ci vediamo presto in un nuovo video. Un bacio, ciao!